Noi prendiamo uno schiaffo di 18 milioni annuo. È ovvio che anche un bambino capirebbe che nessuna impresa riesce a stare in piedi su un fatturato di 115 e ti arriva uno sberla di 18 milioni. Cioè, no, gli unici che non riescono a capire sono questi del governo. L'operazione è solo di riuscire a far sopravvivere l'azienda da queste tasse distruttive, quindi aumenteremo i prezzi del 20% quando si attuerà a ottobre la tassa alla sugar tax, dal 1 luglio la plastic tax, e quindi la dimensione di queste tasse sono per noi insostenibili. Abbiamo calcolato che in un anno perderemo il 27% di fatturato, cioè passeremo da 115 milioni attuali a 86, quanto fatturavamo negli anni 80, fino a metà degli anni 80. Quindi dobbiamo rivedere totalmente l'organizzazione. Purtroppo, come ho già preannunciato, salutando 151 delle nostre persone. Che ci avevate già pensato prima a delocalizzare? Ma perché? Cioè, io non sono stato io che ha messo queste tasse in questa manovra. Sono tasse ingiuste, corrette, distruttive, settoriali, che non aiutano l'ambiente, non aiutano i consumatori. E quindi è giusto che i nuovi investimenti vadano in un territorio amico. Quindi abbiamo già dirottato i due investimenti che faremo nei prossimi 3 anni sull'impianto di Tirana. Sono 35 milioni di euro di fatturato annuo e sono 10 milioni di casse, contro Sebag, che sono 115 milioni di euro di fatturato, con 27 milioni di casse. Adesso, a danno fatto, dico, la vogliamo aprire questo tavolo tecnico per capire quali siano le possibilità di uscita con un percorso sostenibile per le imprese. Prendiamo il problema dello zucchero. Allora, mi fai una tassa un po' più leggera e sostenibile per tutti, però la metti su chiunque produce in Italia con zucchero aggiunto, e allora ti seguo. Come secondo me era nata all'inizio, quando si parlava merendine e bevande sugar tax, no? E quindi riportarla, non è caso, su quell'indirizzo. L'altra ipotesi, lasciandola così com'è, però mi metti l'IVA come deve essere. Noi in Italia abbiamo un IVA al 22%, come se fossimo le bevande, cioè le bevande considerate beni di lusso, mi metti l'IVA al 10%. E anche con questa ipotesi io sono sicuro che nel caso anche Sebag e tutte le imprese del settore riescono a fare un percorso sostenibile.